oggi vedremo come eliminare un fruscio da un file audio con Audition. Dunque, la volta scorsa abbiamo visto come eliminare il rumore da un file audio come Audition. Che differenza c'è tra rumore e fruscio? Perché Audition ha due strumenti che sono molto simili, uno per eliminare il rumore e uno per eliminare il fruscio. Dunque, innanzitutto importiamo il file con il fruscio, si fa il drag and drop nella finestra, nella palette editor, qui su effetti, riduzione rumore, ripristino, c'è appunto la riduzione rumore e più in basso la riduzione fruscio. Quindi sono due cose simili che vengono utilizzate selezionando una zona dell'audio in cui appunto c'è solo fruscio o solo rumore. E quindi perché Audition ha due strumenti diversi? Perché alla riduzione del rumore serve per eliminare un rumore che non è omogeneo, come potrebbe essere il rumore di un temporale, il rumore dei tuoni, il rumore di una sirena dei pompieri, il rumore di operai che stanno facendo dei lavori vicino a dove abbiamo, registrato l'audio, mentre il fruscio è una cosa che deriva, diciamo così, che è omogenea per tutto l'audio, che potrebbe essere per esempio il rumore di sottofondo di un microfono o qualcosa comunque di omogeneo che si riproduce in maniera più o meno identica in tutto il file audio. Dunque, entrambi questi strumenti hanno bisogno di una zona in cui c'è solo il rumore o solo il fruscio, per essere, diciamo così, applicati. La prossima volta vedremo come invece eliminare il rumore da un file audio in cui non ci sono zone in cui c'è solo il rumore che si riproduce. Lo faremo, diciamo così, eliminando il rumore da un file video, dall'audio di un file video. Dunque, detto questo, bisogna trovare una zona dello spettro del file audio in cui c'è solo rumore o solo fruscio in questo caso. Questa parte finale mi sembra l'ideale. Qui in alto ci sono questi due cursori per selezionare soltanto la parte che ci interessa. Vedete, è semplicissimo. Ora, su Audition ci sono vari strumenti di zoom, c'è per esempio lo zoom quello orizzontale che si può anche usare con questo sistema, cioè spostando la selezione qui in alto, e lo zoom verticale per aumentare l'ampiezza dello spettro. Come vedete che c'è fruscio, si vede anche dal fatto che non è perfettamente orizzontale lo spettro dell'onda. A questo punto dobbiamo applicare lo strumento rimozione fruscio. Si va quindi su effetti, riduzione rumore, ripristino, riduzione fruscio. Come vedete, lo strumento è molto simile a quello della riduzione del rumore. Ci sono due cursori, più c'è questo diagramma che imposta la riduzione del rumore in funzione delle varie lunghezze d'onda, che io lascerei stare così com'è. Poi ci sono anche le opzioni avanzate, che anche queste le lascerei stare così come sono, e io agirei soltanto su questi due cursori, il cursore della soglia del rumore e il cursore della riduzione in decibel, cioè in quantità del rumore stesso. Dunque,
prima cosa da fare è andare su questo pulsante cattura soglia del rumore, che è analogo a quello che abbiamo visto in precedenza, che significa che si dà a Audition la possibilità di selezionare appunto il fruscio da eliminare. Ci si clicca sopra e quindi Audition ha selezionato il fruscio da eliminare. A questo punto però dobbiamo noi selezionare tutta la traccia audio, altrimenti noi applicheremo l'effetto soltanto alla selezione. Per selezionare tutta la traccia audio, innanzitutto possiamo eliminare lo zoom. Mi è stato anche chiesto come si fa, si clicca su questo pulsante qui e viene eliminato tutto lo zoom, si ritorna nella situazione precedente. Per selezionare tutta la traccia audio si va sulla tastiera, si va su CTRL A, viene selezionata tutta la traccia audio. E adesso noi possiamo con questo pulsante applicare o non applicare l'effetto. Possiamo andare qui su questa icona della riproduzione per ascoltare l'audio con l'effetto applicato, cioè senza fruscio. Questa è una registrazione audio con un rumore di. Dunque possiamo impostare, per esempio, la riduzione del fruscio al massimo livello, cioè aumentare di fino a 100 decibel, fino a 100 decibel la riduzione del fruscio nei casi più gravi. Sentiamo come funziona. Sottofondo piuttosto consistente che noi cercheremo di eliminare. Questa invece soglia di rumore è, diciamo così, lo strumento, diciamo, più importante, che se io lo sposto sulla sinistra, significa che diminuirà il fruscio che viene selezionato e quindi eliminato. Se invece lo sposto sulla destra, aumenterà la quantità di fruscio che viene eliminato. Proviamo un po', Con il software di così Adobe diminuisce il Audition. fruscio. Infatti, sentite, comincia a Questa è una sentirsi. registrazione audio con un rumore di sottofondo piuttosto consistente. Se io però lo sposto troppo in avanti, cioè aumento molto la soglia del rumore, oltre al fruscio eliminerà anche una parte dell'audio che ci interessa e quindi magari diminuirà la qualità. Sentiamo come succede. Che noi cercheremo di eliminare con il Come software sentite, di Adobe se io sposto Audition. troppo in avanti, c'è un'eliminazione Questa è una eccessiva registrazione del audio fruscio. con un rumore di sottofondo piuttosto consistente Bisogna che noi cercheremo di eliminare. trovare quindi una via di mezzo, una buona un buon rapporto tra qualità dell'audio e quantità di fruscio eliminato. Quando siamo soddisfatti, si può anche ascoltare il fruscio che viene eliminato. Si mette la spunta qua su questo quadratino di controllo e in questo caso verrà riprodotto solo il fruscio tolto. Forse lo sentite. Per applicare l'effetto bisogna deselezionare ovviamente output con solo fruscio, si va su applica, ovviamente bisogna essere sicuri di aver selezionato tutto il file audio, se no si applicherà soltanto alla parte selezionata, si va su applica e si attende che diciamo così, il programma faccia il suo corso. Volendo si può anche controllare se sia effettivamente che ci sia stata una diminuzione qui. Aumentiamo un po' lo zoom. In effetti vedete c'è molto meno, cioè è molto più regolare la linea di come era prima. Eliminiamo tutti gli zoom. A questo punto non resta che salvare il risultato. Si va su File, Esporta, File.
si dà un nome al file audio senza fruscio, si seleziona la cartella di destinazione, il formato audio che può essere uno di questi qua disponibili, sono moltissimi. Qui il tipo di campionamento e l'impostazione del formato lo lasciamo tutto com'è. Si può includere o meno i marcatori e i metadati. Si va su OK e si attende la fine del processo. Nuovamente si va ancora su sì. E diciamo così, il file audio verrà salvato nella cartella di destinazione. Quindi ricordarsi che l'eliminazione del fruscio serve per eliminare dei rumori costanti e omogenei, mentre l'eliminazione del rumore serve per eliminare dei rumori, diciamo così, più estemporanei e meno, e diciamo così, presenti non in maniera omogenea. E questo è tutto, alla prossima.